Mi posiziono, vi faccio vedere. Facciamo un po' di servizi a casa insieme. E quindi oggi un po' di pulizie. Ragazze, ci sta. Anche perché io, se poi ho la casa sotto sopra, sto nervosa. Mi innervosisco perché comunque la voglio tenere bella pulita, in ordine. Quindi un giorno per fare questi servizi in casa, ragazze, serve, perché si fanno un po' più con calma, ci si sta un po' più tranquilli. Quindi ora iniziamo e puliamo tutto. Tra l'altro, devo cercare di montare un po' di vlog perché ne ho parecchi, ragazze, da montare. Ora si alza anche il vestito. Ne ho parecchi da montare e voglio vedere un po' di portarli avanti e di caricarvene uno al giorno, visto che ne ho un po', di tenere un po' più compagnia. Ora, vedete la stanza com'è? Da così a così. Comunque, ragazze, a parte gli scherzi, comunque, ora ho cambiato le lenzuola. E ora faccio la polvere, voglio fare anche le finestre, vediamo un po' cosa riusciamo a fare oggi. E niente, parlo sempre. Comunque fa caldissimo oggi di nuovo, stamattina era freschetta l'aria, ma ora fa di nuovo caldo. Ragazze, se consigliatemi un altro prodotto vetri, io utilizzo il Quasar vetri. Comunque, se conoscete qualche altro prodotto valido per i vetri, scrivetemelo nei commenti. Vorrei un prodotto, io utilizzo questo sinceramente per spolverare, perché comunque questi mobili, i mobili che ho io, comunque essendo, diciamo, questi qua che hanno questa cosa qui lucida, che comunque vengono bene con il prodotto dei vetri, utilizzo questo e faccio tutto. Comunque, se avete un prodotto da consigliarmi per vetri che è bello profumato, che lascia anche un bel profumo, perché questo qua al Quasar non è che mi piace tanto il profumo, se conoscete un ottimo prodotto, scrivetemelo nei commenti, anche per spolverare, anche se non è per vetri, scrivetemelo nei commenti. Io l'altro ottimo, buonissimo, che mi trovo benissimo è quello della Deomix, che è profumato da morire. Comunque, se trovate anche qualche altro prodotto, però quello lì non è vetro, non è per vetri. Se conoscete qualche prodotto vetri profumato, scrivetemelo nei commenti, così mi consigliate anche un po' voi. Ora finisco di spolverare qui la camera da letto, dopodiché faccio anche la finestra e voglio pulire anche la zanzariera. Comunque, qui essendoci anche la campagna, si fa tanta terra. E dopodiché, una volta fatto questo, passo ai pavimenti. Oggi non vado a fare lampadari, e passo poi ai pavimenti e poi cambiamo stanza. Buonasera, ragazze, mi sono preparata. Sono fatta una bella doccia, mi sono messa il vestitino che ho comprato. Faccio vedere così lo vedete meglio. Mi sono messa il vestitino che ho comprato di 6 euro al mercato, con questi sandali aperti super super comodi. E niente, quindi questo vestito stasera. Ora andiamo a fare la spesa. Greta è pronta. Greta, il vetro si graffia, mamma, con la macchinina. Greta è pronta. E ora stiamo aspettando che torna Pierangelo, appunto perché dobbiamo uscire a fare la spesa. Angelo. Greta è nella fase che ripete tutto ciò che dico, ma alla grande proprio.
Ora, nel frattempo che Pierangelo torna e si fa la doccia, super super, ok, controllo cosa serve. Allora, ci serve il tonno, assolutamente, maionese e ketchup ci sono, e tonno, sì, il tonno. Poi dobbiamo prendere il latte. Ora prendo un foglio. Non serve tantissimo in realtà, perché comunque mi posiziono qui e facciamo la lista. Comunque poi ragazze, oggi mi sono fatta tante tante pulizie, ma veramente tante, e poi non ho più ripreso nulla perché ero straconcentrata e impegnata. Qui ho un problema con le formiche nell'altro balcone, però vi faccio vedere. Cioè, guardate, invasione di formiche. Ora ragazze, faccio la lista della spesa. Quindi, in assoluto, vabbè, acqua come sempre. Acqua. E poi acqua piccola per Greta, perché appunto le bottigliette servono per quando usciamo, in genere, Greta. Poi il latte, tonno. Io poi non so voi, ma quando faccio la lista della spesa, vabbè, ora ho scritto le cose che assolutamente sono necessarie, che ricordo benissimo. Quando faccio la lista della spesa, immagino di entrare nel negozio, vedete, patate, anche se da Eurospin di solito non le, di solito non le acquisto, perché ragazze non mi piacciono, sono un po', le vedo un po' vecchiotte. Comunque ora le segno e vediamo un po' che cosa troviamo. E quindi vi dicevo che mi segno appunto, faccio questa lista qua. Ah, poi vorrei prendere una bottiglia di tè e succhi di frutta. Succhi di frutta. I crackers. Poi non trovo più le girandole. Girandole, come si chiamano? Quei biscotti integrali che vi dissi l'altra volta, che non li ho più trovati, li ho solo trovati una volta. Ma del resto non le ho più trovate, pazienza. Ora vediamo se hanno le capsule del caffè, quelle di 3,49 euro, che sono buone. E poi fatemi pensare un po' che cosa serve e concludo la lista, non vi voglio annoiare con la lista della spesa. Cambio di programma perché Pierangelo è tornato, tornerà tardi da lavoro, quindi non facciamo più in tempo ad andare a fare la spesa. E niente, però voglio andare a arrivare almeno al negozietto che abbiamo qui di detersivi per prendere lo spray per i vetri. Comunque ragazze, parlando di spray per i vetri, Quasar mi sta deludendo, non me l'aspettavo sinceramente, però è da un po' che me ne sono accorta. Ragazze, o sono io, o non lo so, o è una partita sbagliata, che vi devo dire, non lo so. Fatto sta che non mi piace per niente come pulisce. Cioè, io fino adesso l'ho sempre adorato, Quasar, era il mio preferito. Ma ultimamente mi sta deludendo, mi lascia delle macchie e non mi sta per niente piacendo. Quindi ho pensato di cambiarlo e di prenderne un altro. Infatti mia madre me ne ha consigliato uno. Tolgo lo zoom perché non so perché c'è lo zoom, c'è anche la batteria scarica. Me ne ha consigliato uno che mi ha detto che è molto buono, che si chiama Vedo Chiaro. Non so se qualcuno di voi lo conosce, mi ha detto che è buono. Ora mo vediamo se prendo quello e vediamo come va. Ora Quasar, ne sono accorta già dalla, sì, quest'ultima bottiglia che ho acquistato, che è finita praticamente, che ragazzi non è più quello di prima. Non so che dirvi assolutamente se è una mia impressione, ma non penso, perché ripeto, ancora è una partita che è venuta male, ma non lo so. Comunque a me non sta piacendo più, quindi non lo voglio riacquistare stavolta.
E niente, ne prenderò un altro, non mi piace per niente. Proviamo con un altro e vediamo. Epic fail, delusione totale. Non me lo aspettavo per niente, perché comunque l'ho sempre adorato. Ora cambio la batteria e vediamo un po'. E niente, quindi spero di fare in tempo almeno per a comprare questo prodotto qui. Qui nel frattempo le formiche si danno da fare. Alla grande, sempre peggio, sempre peggio. Perché praticamente oggi ho tagliato l'anguria e quindi poi nella busta ho messo nel bidone dell'organico la... ciò che rimaneva dell'anguria, perché poi stasera da noi passa l'organico e quindi devo farlo fuori. Invasione di formiche, perché salgono da giù e sono formiche di terra, quindi sono quelle più grandi. Che disperazione, ragazze, che disperazione queste formiche. Ah, comunque sto adorando questo frontino, che è comodissimo. Non mi interessa che magari non sembro... oh, però non me ne frega niente, ragazzi, è proprio comodo, comodo, comodo. Evito di tenere i capelli legati, che mi viene mal di testa. Invece con questo sto bene. Controllo la carne. Che bello. Ora, comunque, appena finisco di far cenare Greta, vado a spruzzare il veleno per le formiche, ragazze, perché non si può stare così. Perché mi hanno invaso tutto il balcone, non è possibile. Com'è? È buona? Oggi Pierangelo ha fatto scorta di pane, se, come potete vedere qui. Vieni. Ha comprato parecchio pane perché ha detto che... ha detto congelalo così poi ce l'abbiamo. Perché altrimenti, ragazze, non riusciamo tutti i giorni a uscire a prendere il pane. Quindi ne ha acquistato parecchio. Qui ci sono i panini, qui c'è un pezzo di baguette di mezzogiorno e un altro pezzo di semolato. Ah, ragazzi, ho cenato, abbiamo cenato tutti. Ora Pierangelo si prepara e si esce. Io comunque provo a passare dal negozio di detersivi, che se lo trovo aperto passo a prendere quello che mi serve, altrimenti poi domani si pensa. Andiamo a passeggio? Vuoi uscire? Ragazzi, siamo tornati a casa, sono le 22:20. Ora vi faccio vedere quello che ho acquistato. Prima cosa esco i cornetti perché per domani mattina. Tu cosa vuoi, Nutella? Allora ne devo fare 4. Allora, esco prima questi così. Il resto va tutto in freezer immediatamente. Pierangelo ha appena detto che non lo vuole. Vabbè, comunque sono lo stesso in più. Ora, ragazzi, adesso dentro questa busta perché non mi piace per niente. Ora le sto mettendo qui. Vediamo di posizionarle un po' divisi, così magari non si attaccano. Ragazzi, ho posizionato qui i cornetti. Ora vi faccio vedere al volo quello che ho acquistato stasera. Allora, ho preso un pacco di tovaglioli di carta. Poi ho preso i bicchieri, che sinceramente non è che utilizziamo di plastica, perché noi utilizziamo sempre quelli di vetro. Però li ho presi, non si sa mai. Poi ho preso un pacco di bicchieri di plastica che servono a Pierangelo per il caffè al lavoro. Un pacco di lamette, queste qui della Wilkinson Extreme 3. E poi, ragazzi, ho preso, come vi stavo dicendo stamattina, il Vedo Chiaro. Questo qui è un vetri multiuso, brilla tutto, pulito veloce, igiene sicura.
ed era in offerta con la ricarica, 1,85 euro, invece solo, lo cioè solo questa parte qui senza la ricarica veniva 1,35 euro, quindi per 50 centesimi ho anche acquistato un altro. E poi ragazzi ho preso questo che è l'emulsio per Raviva Grass. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi l'ha già provato. Io in realtà in passato l'avrò provato, però non ricordo bene. L'ho pagato 1,90 euro ed è per pavimenti grass porcellanato lucido e opaco ed è perfetto per il nostro, preserva le fughe. Gelsomino e Yang Lang, non so che cos'è. Comunque la prima volta che lo prendo, cioè no, questo qui non l'ho mai preso, proprio questo qui specifico. Però profumo mi piace tanto, molto buono. Questo si preme per fare la dose, mezzo secchio, ora c'è la dose per mezzo secchio, poi premendo di più si va a riempire. E vabbè, e basta ragazzi, ho solo preso questi prodotti qua. Ora mi vado a struccare e mi vado a coricare, quindi ci vediamo poi domani mattina.